Allora, raga, io davvero non pensavo di dover arrivare alla seconda partita, che è peraltro un'amichevole, a dover giustificare una gioia del veder vincere la mia squadra col Manchester City, mia e anche di tanti altri tifosi rossoneri. Attenzione, attenzione, dobbiamo ancora per l'ennesima volta rimarcare le cose. Perché? Allora, un conto è il Milan, la squadra del Milan. Un conto sono i dirigenti, il presidente del Milan. Cioè io tifo e tiferò sempre la squadra e valuterò i dirigenti per l'operato che hanno fatto. Allora, ieri giocava la partita il Milan, era Milan-Manchester City. Quindi, indipendentemente dal risultato, i problemi che ha il Milan restano, i problemi che il Milan ha nel calciomercato restano. Non è che se il Milan vince la partita io sono contento e come me tanti altri tifosi sono contenti che tutto ad un tratto sono scomparsi i problemi. No, i problemi restano, le arrabbiature restano per quanto riguarda tutto quello che è società e calciomercato. Però si può essere contenti della vittoria della propria squadra. Allora, dopo io dico sempre questa cosa qua, perché poi vince il Milan, siamo contenti, ripeto, è un amichevole, dopo loro, come dite voi, giocavano coi pulcini, neanche questo è vero, però non mi sembra che noi giocavamo con il Milan titolare, visto che i gol li ha fatti Colombo e Nasti, giocatori che poi a fine mercato andranno anche via. Però, quello che volevo dire, non è che se abbiamo vinto questa partita il tifoso del Milan adesso si sente campione d'Italia e che vincerà tutte le partite del campionato. Cioè, queste sono cose che ci mettete in bocca voi. Ma la realtà dei fatti è che noi siamo contenti di questa partita, cioè battere il Manchester City anche in amichevole, è sempre qualcosa di prestigio, fa sempre piacere, nel limite del sapere che è comunque un'amichevole. Se poi il vostro metro di giudizio del tifoso rossonero è Pazzini 100, il problema è vostro. Perché Pazzini 100, per carità, fa il suo personaggio e ognuno su YouTube, su Instagram può fare il personaggio che vuole. Ma non rappresenta lui il tifoso rossonero. Quindi non ci dovete scassare perché Pazzini 100 dice che vinciamo il triplete e vinciamo, perché tanto è una cosa ripetuta che ha detto l'anno scorso, che dice sempre, che poi non si avvera, però sono i suoi tipo di video, ma non rappresenta il milanista. Quindi se dovete scrivere dopo un amichevole queste cose, andategliele a scrivere a Pazzini 100, ma non al benzinero, che è contento della vittoria. Ma non avrebbe fatto il dramma neanche, non ha fatto manco il dramma dopo il pareggio con il Rapid Vienna. Cioè, come dico sempre, vincere aiuta a vincere. È positivo vincere anche in amichevole. Conta qualcosa? No, ma serve per lavorare meglio, per dare fiducia ai giocatori, per creare un ambiente sereno e per far capire ai giocatori che quello che sta proponendo l'allenatore è la cosa giusta. Punto, questa è l'utilità delle amichevoli. Però non scrivete, adesso ha vinto il Milan, la società sa che abbiamo una squadra che ha vinto, non ci compra nessuno. Allora, se facesse un pensiero del genere, sarebbero fuori di testa. Cioè, che il Milan era una buona squadra, che la base del Milan è una buona squadra. Già si sapeva, come vi avevo detto 100 volte, siamo arrivati secondi, non quindicesimi. Quindi quello che a me fa rabbia su questo calciomercato è vedere che basta poco per rinforzare la squadra, ma che la società non fa manco quel poco. Non va a prendere i quattro giocatori, quattro ne servivano, quattro giocatori forti per alzare il livello del Milan, quello che è stato chiesto dai tifosi. Il salto di qualità e serviva una punta giovane e forte che, ripeto, poteva essere Zizé, Gyökeres, che poteva essere, ce ne sono a bizzeffe di attaccanti forti, Sesco.
Dovbyk, che a me comunque, a me Dovbyk non è che mi entusiasma, però facevano parte degli attaccanti giovani forti di questo momento. E c'era da andare a comprare un bel centrocampista alla Kessié, possibilmente due. C'era da andare a prendere un difensore centrale forte, già pronto però, come poteva essere Buongiorno. Invece andiamo a prendere Pavlovic, che è da inserire, da adattare al calcio italiano. Poi magari è due volte più forte di Buongiorno, però chi lo sa? Tutta questa è il terzino destro che doveva essere forte, che per il momento non arriva. E se arriva un Emerson, non abbiamo fatto il salto di qualità. Quello c'era da fare, quello che si chiedeva, quattro giocatori, è per quello che c'è la rabbia. E non cambia una vittoria col Manchester City, ma non penso neanche che cambia la società, perché sennò sono degli sfalvolati totali. Se guardano e pensano che abbiamo vinto col Manchester City. No, no, no. Che poi questa rosa per me, e l'abbiamo detto tutta la stagione scorsa, è più forte di quello che abbiamo visto l'anno scorso. Io l'ho sempre sostenuto, io ho sempre detto che con un altro allenatore, rispetto a Stefano Pioli, per me questo Milan doveva fare molto di più l'anno scorso. Non sono frasi fatte, sono frasi che si possono andare a controllare sui miei video. Punto. Però, raga, cioè, nessuno pensa di vincere il triplete, nessuno pensa, si esalta per una vittoria in amichevole, nessuno, state facendo tutto voi state facendo, pensate che noi milanisti ci siamo montati la testa per un amichevole. È un'amichevole estiva, oggi vinci col Manchester City, chissà, magari domani perdi con il Real Madrid e ne prendi 5, chi lo sa? Cioè, lo sappiamo tutti che poi quello che conta è quello che succederà dalla prima di campionato in poi. Quindi va bene tutto, va bene i messaggi, però va bene, ma però cioè, le minchiate, no, dai, cioè, non servono a niente. Sappiamo tutto. Io almeno, io so tutto. So che questo Milan così non vince il campionato, nonostante ha vinto col Manchester City, se volete sentirvelo dire. So che abbiamo dei problemi, non abbiamo un direttore sportivo. So però che abbiamo una bella squadra. So che, come ho detto all'inizio, non era l'allenatore che volevamo, ma bisogna dargli fiducia a Fonseca, e Fonseca fino a questo momento mi sta piacendo. So tutte queste cose, so che faremo comunque, e l'ho sempre detto anche a quelli che ci vedono settimi, ottavi, noni, quelli un po' più pessimisti, per carità, che per me è un Milan da prime quattro posizioni, però so che c'è da lavorare tanto sia in fase difensiva, e so che c'è da lavorare tanto sul mercato, ma andare a prendere giocatori di un ottimo livello, non nomi che ogni tanto sento che spuntano fuori anche solo per sostituire Fofana, visto che la distanza si è allungata. Nomi di giocatori che sconosciuti, che il salto di qualità te lo faranno fare? Boh, si spera, però sono sempre solo scommesse. Ecco, ci tenevo a dire questo. Io quando gioco al Milan, se vince sono contento, pure se è un'amichevole. Finita l'amichevole, torno, so quali sono i problemi del Milan. E basta, cioè, però non è che se vince il Milan devo fare la polemica della partita del Milan. No, si festeggia la vittoria, finita la partita, poi si fa il video, felici di aver vinto, e poi dopo si tornerà a parlare delle problematiche, cioè la non contentezza che siamo arrivati a fine luglio e ci è arrivato solo Alvaro Morata. Raga, ditemi la vostra, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.